L'altro giorno sono stato fotografato con dietro uno sfondo dipinto di mare, però c'era una scritta applicata sopra che diceva mare chiuso. E poi avevo qui un divieto di balneazione nei giorni 12 e 13. Vale per tutte le spiagge d'Italia e vale anche, se non è detto, anche per fare le gite in montagna o fuori porta, perché il 12 e il 13 bisogna assolutamente andare a votare per i quattro referendum e votare sì, naturalmente, perché non è un piacere né dover pagare di più l'acqua né avere le centrali atomiche, visto i brillanti risultati giapponesi e soprattutto levare anche pezze d'appoggio al nostro amato presidente. Ma a parte questo, ritengo che sia un dovere veramente andare a votare per queste elezioni e raggiungere e superare il quorum. L'altra sera in televisione ho sentito un ministro di questo governo dire che lui non è mai andato a votare ai referendum. Ecco, pensate che la nostra Repubblica nasce da un referendum, molto semplice. Si votò la scelta tra Repubblica e Monarchia e vinse la Repubblica. Se avessimo seguito l'esempio di questo ministro del governo Berlusconi, a quest'ora avremmo ancora i reali di Savoia che voi vedrete ballare sotto le stelle in televisione o fare altre amenità, cantare a Sanremo. D'altra parte, tra canterini, tra un presidente del Consiglio che canta e un futuro re d'Italia che canta anche lui, c'è solo l'imbarazzo della scelta.